Grazie al Presidente del Consiglio Comunale, entriamo nel vivo delle relazioni. L'olio chiaramente si è proprio rimasto anche vendere. In questo caso abbiamo Nunzio Scaramanzino, che è responsabile di tracciabilità dell'UNA, l'Associazione Nazionale dei Produttori Olivicoli, che ci fa una panoramica sulle possibilità di mercato dell'olio in Italia. Dove ci collochiamo da un punto di vista della qualità e della commercializzazione. Innanzitutto parliamo di uno scenario mondiale dove i consumi sono assolutamente in crescita, così come le produzioni. Le produzioni, vediamo che di fatto rispetto alla scorsa campagna dove si registrava un meno 34%, questa campagna qui, dalle previsioni ISMEA e dalle previsioni di produzione che daremo nei prossimi giorni, si prospetta un più 60%. Un più 60% che, se confrontato con l'annata scorsa, di fatto andiamo a collocare sicuramente questa campagna in una campagna direi ordinaria. Ordinaria per le quantità, ma straordinaria dal punto di vista qualitativo. Quindi di fatto lo scenario mondiale è che abbiamo una produzione in crescita. Andiamo a vedere nel dettaglio. Qui ci sono alcuni numeri. Ovviamente la Spagna è il primo produttore. Vedete, passiamo dalle 841.000 tonnellate della scorsa annualità alle 1.300 di quest'anno, quindi 1.300.000 tonnellate. Quindi quella congiuntura che nella scorsa annualità ha portato il prezzo dell'olio, io direi alla normalità, perché i prezzi che si sono avuti nella scorsa campagna sono i prezzi minimi per la remunerazione del produttore, quest'anno con queste produzioni e con altri paesi del bacino del Mediterraneo che hanno degli aumenti di produzione torneranno, come nelle campagne precedenti, a livelli sicuramente più bassi. Da notare la Grecia, che l'anno scorso ha prodotto 300.000 tonnellate, quest'anno le riconferma, quindi il dato che di fatto doveva abbassarsi per una questione di alternanza di produzione viene riconfermato e noi passiamo dalle 222.000 tonnellate alle 350 previsionali. Quindi se vado a guardare il 2013-2014 vedo 463.000 tonnellate, quindi di fatto siamo in una campagna tra virgolette ordinaria. Andiamo a vedere il consumo mondiale di olio. Di fatto abbiamo visto la tendenza di prima che cresce, però all'interno della comunità europea, di fatto i maggiori consumatori di olio, abbiamo una contrazione in Italia del 21% del consumo, in Spagna del 7%, però vediamo affacciarsi paesi come gli Stati Uniti, come il Giappone, il Brasile, che presentano una crescita nei consumi. Quindi di fatto il consumo dell'olio, se guarda a livello nazionale, diciamo che si sta stabilizzando con una tendenza più vocata alla ricerca della qualità e non tanto della quantità del prodotto, mentre abbiamo paesi emergenti in termini di consumo come gli Stati Uniti che rappresentano di fatto un elemento assolutamente da prendere in considerazione anche in funzione del fatto che la maggiore remunerazione del produttore in termini di prezzo del prodotto sta nell'esportazione, sta nel proporre il nostro prodotto all'estero. Andiamo a vedere il consumo mondiale. Come ho detto prima, abbiamo questo aumento di crescita. Abbiamo visto che dal 90 al 2001 c'è stata una crescita direi quasi esponenziale. Di fatto oggi questa crescita si sta stabilizzando, ma sempre con un trend in aumento. Paesi consumatori, ribadisco il concetto, gli Stati Uniti rappresentano sicuramente una delle opzioni più grandi per quanto riguarda l'esportazione, però qui vorrei aprire una parentesi, esportazione degli Stati Uniti.
non più di 2 anni fa, 90 container sono stati bloccati in America per la questione dei residui fitofarmaci, il famoso PFOS, che lì di fatto non viene per niente ammesso nella produzione, da noi di fatto all'interno della comunità europea viene permesso in piccole frazioni. Questo cosa comporta? Comporta una riflessione: se da un lato noi esportiamo qualità, dall'altro dobbiamo anche migliorare da un punto di vista delle tecniche di produzione. Non possiamo prescindere dalla sicurezza alimentare, che oggi sta diventando un caposaldo per quanto riguarda le produzioni di qualità e per quanto riguarda le produzioni che vanno all'estero. Vi aggiungo che, oltre alla legislazione cogente che viene richiesta assolutamente nelle esportazioni, si affiancano delle certificazioni volontarie, non ultima quelle ambientali, quelle etiche, e guardando anche a paesi tipo l'Arabia, dove di fatto si cominciano ad esportare delle piccole quantità di olio, certificazioni halal, kosher. Quindi la diversificazione, quando andiamo a parlare di esportazione, dobbiamo guardare da un punto di vista della qualità del prodotto, che è assolutamente indiscutibile. Se vado a guardare il patrimonio varietale dell'Italia, vado a, come dire, a confrontare 350 cultivar rispetto alle 4 della Spagna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io riesco ad avere delle eccellenze espresse dai vari territori, eccellenze che sicuramente devono spuntare sul mercato un prezzo sicuramente superiore, e su questo occorre fare delle riflessioni su come arrivare con un prodotto, tra virgolette, riconoscibile dal consumatore, e soprattutto che il consumatore riesca a riconoscere un prezzo adeguato al nostro prodotto. Lo scandalo di ieri sera dice lunga su quello che stiamo dicendo. Se io dico 4,50€, 3 euro un prodotto 100% italiano in bottiglia, qui parlando con voi sto parlando di nuovo 10 euro per stare nei prezzi. Allora bisogna capire qual è il contesto mondiale e nazionale in cui ci collochiamo, e dobbiamo capire quali sono le strategie di valorizzazione per ogni agricoltura, perché in Italia abbiamo non una ma decine di agricolture. Un discorso è parlare di olio in Puglia, un discorso è parlare in Sicilia, un discorso è parlare qui di olio. Qui vedo olio di alta qualità, produzione di nicchia, ma che sicuramente hanno un valore che deve essere trasmesso al consumatore e riconosciuto. Produzioni e consumi. Qui abbiamo produzioni e consumi in Italia. Vedete queste due curve, appunto, che vanno, come dire, a decrescere. La produzione è nettamente al di sotto dei consumi. Per dire una cosa, qui ci mancano annualmente dalle 200.000 alle 300.000 tonnellate di prodotto, cioè noi siamo di fatto un, come dire, in termini di bilancio interno e di esigenze, non riusciamo a produrre nemmeno il prodotto che ci servirebbe. Allora, un'occhiata all'importazione, questa è molto, molto, molto carina questa importazione. Il dato è che noi nel 2014 abbiamo importato 480.000 tonnellate dalla Spagna, ma abbiamo anche importazioni da altri vari paesi, Grecia, Portogallo, Tunisia, per un totale di 582.000. Quindi di fatto quel deficit noi lo bilanciamo attraverso le importazioni, ma nelle importazioni chi è che importa? Importano quei marchi di cui parlavamo, quei marchi che ieri sera sono stati sotto accusa per tutta una serie di inadempienze da un punto di vista del qualitativo del prodotto, perché in Italia abbiamo Bertolli, Carapelli, queste marche che appartengono al gruppo Deoleo, che hanno la sede in Italia, quindi confezionano in Italia e poi esportano il prodotto dall'Italia. Quindi questi quantitativi di importazione è un'importazione tra virgolette apparente, perché questo olio arriva in Italia, viene confezionato in Italia e mandato all'estero. Il valore aggiunto del Made in Italy, permettete, non siamo noi che lo sfruttiamo, ma sono queste grandi case. Perché poi all'interno della questione dell'etichettatura si apre un mondo. Lì, quando il consumatore vede marchi storici italiani, io sfido chiunque a leggere un'etichetta di olio, a meno che non abbia una laurea. Là sopra ci sono talmente tante indicazioni che difficilmente un consumatore, tra virgolette, normale, riesce a distinguere tra un olio italiano, non italiano, europeo e comunitario. Cioè qui veramente è veramente difficile lavorare ed operare in questo settore.
qui c'è un dato 2014 dove arriva questo refuso. Non è altro che la mappa delle industrie di cui parlavamo prima. Toscana, Umbria, Liguria sono i maggiori importatori di olio, quindi arrivato l'olio arriva in Italia, viene riconfezionato e quindi rimandato all'estero. Però il dato che vi vorrei far vedere, anzi, vi vorrei far vedere prima delle esportazioni, che non fanno altro che riconfermare quanto detto prima, è questo, cioè l'import-export in volume e in valore. Vedete queste due curve? La prima in volume vi fa vedere una grossa distanza tra importazione e esportazione, mentre la seconda si avvicina molto. Cosa vuol dire? Vuol dire che io importo a un prezzo più basso e esporto a un prezzo più alto. Quindi questa differenza, che è assolutamente quantificabile in questa tabella successiva, mediamente in Italia importiamo a 2,36 euro chilo ed esportiamo a 3,56. Ecco, questa differenza, parte di questa differenza è importata dal Made in Italy. Siamo dei grandi importatori, però questo spazio dobbiamo coglierlo e dobbiamo farlo occupare dai produttori, dai produttori italiani e soprattutto dal nostro prodotto. In sintesi, abbiamo mercati emergenti, Giappone, Brasile, USA, Cina, Russia, però questa differenziale, questo mercato potenzialmente appetibile alle nostre imprese oggi non è occupato da noi, è occupato dalla Spagna, dalla Tunisia, perché ovviamente noi abbiamo una struttura produttiva che ha dei costi di produzione elevati. Ebbene, allora di fronte a questo scenario è necessario, tra virgolette, evidenziare alcuni punti. La struttura produttiva oggi abbiamo circa 900.000 aziende agricole in Italia, di cui il 60% sono sotto lettera. Il restante 40% rappresenta aziende da un punto di vista organizzativo direi quasi marginali, dopodiché la produzione effettiva è su un 20-30% di aziende. Però questo patrimonio, questa ricchezza in termini di aziende, in termini di produzione, in termini di cultivar, in termini di territori, rappresentano sicuramente un elemento da valorizzare. In questa slide è riepilogato quello che è il piano intervento triennale per il settore olivicolo. Perché dico questo? Vado subito al punto, senza fare un'analisi strutturale dell'olivicoltura italiana. Abbiamo sicuramente un problema di struttura produttiva, quindi sto parlando di azienda agricola, organizzazione dell'offerta, organizzazione della gestione e concentrazione del prodotto, parliamo anche di qualità del prodotto. Veniamo da anni di progetti di assistenza tecnica. Allora, questa assistenza tecnica, sì, da un lato ha portato sicuramente un miglioramento del prodotto, dall'altro la nuova regolamentazione comunitaria ha segnato un'altra via. Quest'anno, per accedere ai fondi per il miglioramento nel OCM olio, la Comunità Europea ha imposto una figura che è quella dell'OP, l'organizzazione di produttori, che di fatto è, tra virgolette, strutturata per dare servizi ai soci per poter abbattere i costi di produzione. Nel piano agricolo nazionale, ora, in due parole, cos'è questo piano agricolo nazionale? Si è ritenuto necessario creare una regia tra quelli che sono i fondi dell'OCM, fondi del Ministero e fondi strutturali del PSR. Qui si sta cercando di dare una strategia comune, però assolutamente dettagliata per ogni territorio, per poter arrivare alla strutturazione di una vera e propria filiera. Perché di fatto oggi la problematica maggiore è l'aggregazione. Quando parliamo di costi di produzione, parliamo che soltanto una struttura, un associativo, un'aggregazione di produttori può portare a servizi orizzontali per poter arrivare ad abbassare questi costi e a creare più margine per le aziende. Quindi di fatto all'interno dei vari PSR, all'interno dei vari strumenti di finanziamento, verrà creato attraverso questo piano di regia nazionale una via preferenziale alle aziende olivicole e alle OP.
dicevo prima, aggregazione delle imprese, non ultima però la questione della promozione dell'innovazione. Noi siamo, come dire, i migliori produttori, abbiamo il prodotto migliore, ma se queste informazioni non le portiamo all'esterno, non le facciamo percepire al consumatore, di fatto abbiamo reso vano tutti gli sforzi. Vedevo prima la questione del prezzo dei 9-10 euro, se un consumatore non riesce a discernere tra un olio di qualità prodotto all'interno del territorio e il prodotto del supermercato, di fatto abbiamo grosse difficoltà a poter affermare qualsiasi strategia di valorizzazione del prodotto stesso. Allora, questa slide mi piace particolarmente, e quella che vedete a fianco lì non è l'impianto elettrico di casa mia, quella è la strutturazione della filiera italiana. Capite bene che quel pallino all'inizio è il produttore, che dovrebbe occupare secondo me una quota sicuramente più importante, e il resto è la via che può prendere l'uovo. Quindi le olive arrivano al frantoio, dopodiché guardate quanti intrecci possono esserci fino ad arrivare al consumatore finale, perché dal frantoio abbiamo il mediatore in alcune zone, delle vendite assolutamente ai confezionatori, così come posso avere più qualità del prodotto, il vergine, l'extravergine, il lampante, però io vorrei arrivare alla parte finale. Eccola qui la parte finale. La parte finale è semplice. La parte finale dice che oggi la filiera olivicola si esprime praticamente, io qui purtroppo non la leggo, non ho gli occhiali, quindi vi devo girare, dove il 15% del prodotto va nel settore Horeca. Vedete che l'extravergine rappresenta soltanto il 28% di questa quota, ad un prezzo medio di 3,5 euro chilogrammo, questa è un'indagine SMEA del 2014. Poi abbiamo l'olio d'oliva e l'olio di salsa. Poi abbiamo il consumo diretto. Nel consumo diretto vediamo un 2,9 nella distribuzione tradizionale, con prezzi di 3,50, 2, 1,38 euro, per poi arrivare alla distribuzione moderna, quello scandalo di ieri sera, a prezzi di 3,10, 1,86 e 1,25. Beh, mi rincuora un po' la parte della vendita diretta. Il 26% avviene presso frantoio e presso aziende, il prezzo medio è di 5,39 euro, stiamo parlando di nazionale, ma questo dice una cosa molto semplice, che la produzione, l'accorciamento della filiera, la vendita diretta, soprattutto per prodotti di qualità, rappresenta sicuramente una via preferenziale da seguire per la valorizzazione del prodotto. A questo associamo le IGP, le DOP, le certificazioni volontarie, a cui noi sicuramente dobbiamo rivolgerci per dire che questo prodotto è differente. Dopodiché, ultimo elemento e chiudo, ormai i soldi per la promozione, l'ultimo bando che verranno da parte, chiamiamoli gli X501, per capirci, la prima cosa richiesta è che questi vengano presentati da aggregazione di produttori. Non si possono più presentare progetti singoli, vi dico ancora di più, è al di sopra dell'associazione, si parla di unioni nazionali che devono collaborare con strutture presenti anche in altri paesi. Quindi l'aggregazione a questo punto è strategica, l'aggregazione è, come dire, basilare per poter rimettere il produttore al centro di questa filiera, perché io non lo voglio vedere come il pallino all'inizio, perché se il produttore non viene remunerato adeguatamente, l'olivicoltura italiana non ha grosse chance per andare avanti. Quindi il produttore deve essere ripreso, messo al centro, e devono essere forniti tutti gli strumenti per poter arrivare al mercato in maniera diretta e poter vendere il nostro olio a 9-10 euro, e il consumatore riesce a riconoscere. Grazie.